Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del giovedì. Proprio oggi nelle sale italiane esce il nuovo film dei Puffi, I Puffi Viaggio nella Foresta. Questo è il terzo film dedicato ai Puffi dopo i primi due con Neil Patrick Harris. Io devo dire che il primo lo avevo apprezzato, il secondo anche no. Quando ho saputo che stava per uscire un terzo film, io ero già disperato, però poi ho scoperto che invece questa volta non sarà un film in live action, ma un film interamente ambientato nel mondo dei Puffi, tutto fatto in CGI. Quindi, per fortuna, e mi sa che andrò anche a vederlo. E ragazzi, proprio in occasione dell'uscita di questo film, Sbabam ha appena mandato in tutte le edicole una nuovissima collezione di blind bag che, a detta di molti, sono le blind bag più belle mai fatte fino ad oggi, con le sorprese migliori. Quindi adesso ve le vado a mostrare. Ed ecco qui ragazzi un'intera box che adesso andremo ad aprire assieme. Io sono felicissimo di fare questo unboxing perché ragazzi i Puffi ci sono cresciuto, ci siamo cresciuti quasi tutti, tutti siamo cresciuti con le loro storie, con la voce di Cristina D'Avena, con le sue sigle, quindi quale prodotto più nerd e più nostalgico dei Puffi. Queste blind bag costano 3,50€ l'una e ci si trova all'interno un action figure dei Puffi di maxi dimensioni. Siamo oltre i 7,5 cm. Io ne ho sentito parlare solo che bene dagli altri miei colleghi e quindi non vedo l'ora di aprirli. E bando alle ciance, cominciamo. Sono davvero tante. Se sarò fortunato dovrei riuscire a completare l'intera collezione, che è composta da 12 personaggi. Ecco la bustina. Dietro troviamo una checklist con i 12 personaggi. Ci sono davvero tutti quelli più famosi e vi dico già che io spero di trovare Grande Puffo, Puffetta e Quattr'Occhi, quindi i miti del villaggio dei Puffi. Andiamo ad aprire questa box immediatamente, anzi questa bag immediatamente, e vediamo qual è il primo. Allora, hanno tutti una basetta, vengono dati con un magazine che dopo vi mostrerò. Ed ecco qui il Puffo. Ragazzi, ho trovato Burlone, guardate quanto è grosso, sono fatti davvero benissimo e sono anche molto pesanti. Andiamo ad incastrarlo nella sua basetta. Ed eccolo qui ragazzi, è davvero una figata, sono fatti benissimo, dipinti benissimo, scolpiti altrettanto bene, sono enormi. Guardate, questa qui è la mia mano, è davvero grandissimo. La base sotto è firmata, autenticata, quindi sono prodotti ufficiali dei Puffi, 3,50€. Già avendo visto solamente il primo, direi che li vale assolutamente tutti. Sono davvero stupito, ragazzi. Andiamo ad aprire immediatamente anche le altre. Seconda blind bag, apriamola e vediamo chi troviamo. Evviva, ragazzi, ho trovato Quattr'Occhi. Davvero bellissimo, ha anche gli occhiali fatti molto molto bene, che non sono proprio fusi col corpo, ma sono poggiati sul naso, il libro sotto il braccio. Andiamo ad attaccare immediatamente la basetta. No, vabbè, bellissimo anche questo. Ragazzi, ditemi se avete mai visto delle sorprese uscire da delle blind bag così belle. Io no. Terza bustina, sono fomentatissimo. Questa volta troviamo, vediamo chi è. Troviamo un puffo generico mi sa ragazzi, questo non ha nessuna caratteristica, però voglio farvi notare come sono scolpite benissimo le dita di questa mano. Sono sempre più sbalordito dalla qualità di queste action figure. Ovviamente le chiamo action figure, che fa più figo, perché se le chiamo pupazzi mi sento un po' in colpa. Quarta blind bag ragazzi, devo dirvi che toccando, tastando un po' la busta, come saprete io sono un palpatore seriale di bustine, ragazzi, si può tranquillamente andare a capire quale personaggio c'è all'interno, quindi avendo un minimo di confidenza col vostro edicolante direi che potrete andare a scegliere quelli che più vi piacciono. Questo io ve lo sto dicendo, però non ditelo a nessuno. Adesso vediamo quale troviamo questa volta. Oh, questo è molto molto bello, uno dei Puffi secondo me più antichi. Si tratta di Puffo Selvaggio. Anche questo fatto benissimo. Ragazzi, sarò molto ripetitivo in questo video, però sono davvero molto molto sincero perché sono davvero molto stupito. Guardate quanto è grande questo puffo e come è dettagliato, dipinto bene, scolpito bene. Mi piacciono un sacco, questi rimarranno qui da qualche parte nella mia camera, dovrò trovare assolutamente un posto dove metterli esposti. Bustina numero 5, vediamo questa volta, voglio Puffetta, spero di trovarla presto. Ecco che troviamo Forzuto. Ragazzi, Forzuto, purtroppo sono stato qui un po' sfortunato, ha una piccola sbavatura sulla faccia, però anche questo molto molto bello, ha anche il tatuaggio col cuore, vediamo, lo incastriamo nella sua basetta,
E vi faccio vedere anche il tatuaggio. Guardate quanto è carino. Hanno fatto il cuoricino qui sul suo muscoletto. Davvero molto molto bello anche questo. Peccato di averlo trovato un pochino sbavato. Ma ragazzi, a Cavaldonato non si guarda in bocca. Sesta bustina, vediamo quale ci troviamo. Vasetta, e abbiamo trovato questa volta Brontolone. Ragazzi, ha una faccia che è tutto un programma. Eccolo qui, anche questo molto bello, e devo dirvi che si incastrano alla perfezione nella loro vasetta. Numero 7, vediamo chi c'è all'interno, vedo già dei piedi rossi. E ragazzi, sì, è lui, abbiamo trovato un grande Puffo. Ottava blind bag, ragazzi, non è ancora uscita Puffetta, mi comincio a preoccupare. No, non mi preoccupo più perché l'ho appena trovata. Eccola qui, anche questa messa sulla sua basetta è davvero bellissima. Il fiore è sia dipinto che scolpito perfettamente. I capelli hanno un lavoro di scultura altissimo, di altissima qualità. Ragazzi, 3,50 euro, direi che non dobbiamo ancora stare qui a parlarne. Ne valgono assolutamente la pena, ve li straconsiglio. Numero 9. E questa volta vediamo chi viene fuori. Puffo Vanitoso, ragazzi, col suo specchio. È davvero anche questo bellissimo, uno più bello dell'altro. Ragazzi, fuori sta diluviando nonostante oggi sia aprile. È un tempo bruttissimo, infatti credo che sentirete un po' di tuoni in sottofondo. Eccolo qui messo sulla sua basetta, guardate il fiore sul cappello e lo specchio qui in mano, ma anche lo sguardo. Ogni puffo ha uno sguardo diverso e sono fatti benissimo. Ragazzi, non ci sono altre parole per descriverli, purtroppo. Blind bag numero 10, ne restano ancora altre due da aprire. E questa volta abbiamo trovato, no, bellissimo ragazzi, guardate qui col cuscino addirittura. Io non sto ricordando il nome di questo puffo. Ragazzi, ricordatemelo voi sotto nei commenti, perché ho come un vuoto. Però ragazzi, ditemelo voi, com'era il nome? Forse Pigrone, può essere? Sì, mi sembra di sì, forse Pigrone. Ragazzi, è davvero bellissimo. Guardate, anche il cuscino è enorme. Questo forse è il più grande in assoluto. Guardate quanto è fatto bene, quanto è dettagliato. È stata scolpita anche la lingua, è dipinta di rosso, e la cavità orale non è disegnata ma scolpita. Bellissimo. Numero 11, siamo alla penultima. Questa volta abbiamo trovato Puffo Musicista, questo con la trombetta. Andiamo anche lui ad inserirlo qui nella basetta. E ragazzi, guardate, questo devo dire che parla da solo. Ultima blind bag, ragazzi, avrei voluto che fossero state davvero tantissime di più, perché sono uno più bello dell'altro. Ed ecco qui l'ultimo, che è Baby Puffo. Questo è quello un po' più piccolo, ma secondo me anche quello più particolare, perché è seduto a terra ed ha anche i suoi cubetti da gioco con i numeri disegnati sopra. E anche lui, ragazzi, guardate quanto è carino. Purtroppo, ragazzi, sono finiti, non è rimasto più neanche uno. Io spero davvero, ragazzi, che Sbabam continui a mantenere un livello così alto con le loro blind bag, perché queste sono davvero le più belle mai viste fino ad oggi in tutta la mia vita. Sorprese bellissime e prezzo oltremodo vantaggioso, perché 3,50 euro, davvero una stupidata per queste action figure dei puffi, assolutamente da collezionare. Spero ne arrivino altre in futuro. E anche per oggi, ragazzi, con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E a questo punto, ragazzi, non mi resta che ripulire la mia camera e correre al cinema per andare a vedere i puffi. Ciao!